George Michael Belardinelli. Biografia e vita privata del corteggiatore di Sonia Lorenzini. Chi è George Michael Belardinelli, il corteggiatore di Sonia Lorenzini? La tronista, dopo aver eliminato Luca Ruffini, Alessandro Calabrese, ha deciso di conoscere nuovi corteggiatori. E tra questi è sceso dalle scale per lei anche George Michael. Maria De Filippi ha immediatamente avvertito Tina Cipollari di non fare ironia sul nome e cognome del ragazzo, riferendo che lo stesso in passato ha partecipato al programma Ragazzi e Ragazze e dove ha raccontato la motivazione drammatica per la quale i suoi genitori lo hanno chiamato così. Dalle prime anticipazioni Uomini e Donne è emerso che George Michael non è ancora riuscito a fare breccia nel cuore di Sonia Lorenzini. Ma cosa sappiamo della vita privata e lavorativa di George Michael? Come svelato precedentemente, il corteggiatore di Sonia Lorenzini sedeva anni fa nel parterre maschile, insieme ad Aldo Palmeri, Tommaso Scala, Francesco Monte, nel talk show Ragazzi e Ragazze. Quindi lo studio di Uomini e Donne lo conosce alla perfezione. All'epoca il bellissimo Belardinelli non solo colpì le ragazze del parterre femminile, ma anche le telespettatrici del programma. Che lavoro fa attualmente George Michael Belardinelli e quanti anni ha? Ebbene, il ragazzo dopo l'esperienza televisiva ha iniziato a lavorare come banchiere e vive a Montefalco, un paesino dell'Umbria. George Michael è stato eletto nel 2012 Mister Tisano Reika e durante un'intervista ha dichiarato che da piccolo sognava di diventare un paracadutista della Folgore, proprio come suo padre, ed invece si è ritrovato a lavorare in banca. George Michael Belardinelli, corteggiatore di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne, è stato un nuotatore ed un giocatore di pallacanestro ed ha inoltre riferito che nelle selezioni militari vieni scartato anche se hai una carie. Oltretutto, il giovane umbro ha rivelato di voler aprire un varco nel mondo della moda e televisivo, aggiungendo inoltre di essere approdato a Uomini e Donne per gioco. George Michael, infatti, ha comunicato che un amico gli ha confidato che lui poteva essere la persona giusta per fare il tronista a Uomini e Donne e così ha mandato una sua foto alla De Filippi. Il giorno successivo, la redazione del programma lo ha contattato. George Michael Belardinelli ha anche rivelato di aver chiuso una storia d'amore durata 3 anni, dichiarando così che attualmente è single. Inoltre, il corteggiatore di Sonia Lorenzini ha dichiarato che in Umbria ci sono delle donne bellissime, come ad esempio Monica Bellucci. Il ragazzo, infatti, sogna un giorno di poterla incontrare. Inoltre, sappiamo che George Michael lavora a Foligno ed abita a Turrita di Montefalco. Ce la farà George Michael Belardinelli a conquistare il cuore di Sonia Lorenzini oppure passerà a diventare il futuro tronista? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.